esercito borbonico, non sapevano cosa fare di questi soldati che non vollero passare dall'altra parte e cercarono di istituire la soluzione finale. Ciò non avvenne grazie al senso del pudore internazionale che si rifiutò di poter accogliere simili richieste. Nel capitolo molto ben dettagliato e ben documentato. Oggi noi abbiamo in Italia una giustizia che è parallela, quella speciale e quella ordinaria. Ho sentito un convegno di un professore universitario di Napoli, lui parla, dice che praticamente il concetto di giustizia binaria nasce con la legge Pica. Qui Fernando dedica un capitolo molto importante perché è un'aberrazione.